Ma loro interessa sempre imprigionare, perché c'è stato sempre ultimamente un articolo che ha un bel titolo per i cristiani, si fa missionari dall'Africa per l'Europa dei pagani. Ah sì, ho anche questa, Sì, sì. ce l'ha anche. Ma la frase è molto bella, messa fra virgolette, fa: le chiese sono vuote, cioè loro non si preoccupano di cosa fanno le persone che non vanno in chiesa. No, devono avere il recinto in cui mettono dentro le persone. Cioè loro non gli frega niente, fa: voi, noi creiamo un recinto e voi dovete essere le pecore dentro questo recinto, e quando io sono il buon pastore decido di ammazzarli, vi posso ammazzare. Cioè loro non si vanno a preoccupare il perché le persone non facciano, no, basta, noi abbiamo il diritto di recintare il mondo, di sopprimere il mondo, di limitarlo, di contenerlo, e di conseguenza il nostro problema è riempire le chiese. Difatti, fra virgolette, fa: le chiese sono vuote, appello al terzo mondo, salvateci voi. Ma cosa significa? Cioè già il concetto di salvezza è questo qua, cioè, nel senso che secondo loro le persone non possono essere da se stesse, non possono essere libere, non hanno la capacità di costruire come la loro vita o di cercare o di conoscere, no, bisogna che devono essere a loro volta salvate anche se non lo vogliono. E infatti perché il loro attacco è sempre fatto in questa maniera contro le società che loro chiamano pagane o che non sono cristiane? Perché si rendono conto che per loro diventa pericoloso. Io cito un documento della SIR, che è l'Istituto di Informazione Religiosa, e dicono fa che è pericolosa una società politeista perché il salvato potrebbe opporsi alla salvezza. Di conseguenza, cioè, ma stiamo per i preti, diventiamo matti. Uno che ha bisogno di essere salvato dice: fa, io non voglio essere salvato. No, non è ammissibile questo. Proprio perché l'interesse non è mai legato alla persona. Cioè, per noi pagani è sempre fondamentale comprendere cosa uno fa della propria esistenza e cosa ne vuole fare. E di conseguenza la può costruire come vuole, è liberissimo di fare qualsiasi cosa, e questo è il nostro valore. Non è che si deve dire: io adoro Giove o Pan o seguo qualcos'altro. No, deve sempre lavorare per la propria dimensione, per le proprie capacità, per le proprie esperienze. Noi non diciamo, ad esempio, di pagani: se tu non hai fatto l'esperienza di questa divinità, non sei un pagano. No, perché ogni pagano ha la sua percezione, ha la sua vita, ha la sua strada, ha il suo percorso, e ha il suo modo di intercettare la divinità. E noi sappiamo che le divinità mutano, di conseguenza cambia anche la percezione delle persone, cioè la capacità di vedere le immagini. E facciamo un esempio molto concreto. Partiamo da due esempi. Noi abbiamo l'esempio triste, che sono grande truffe, quelle delle Madonne che piangono. Cioè, queste statue delle Madonne che rimangono statue eppure piangono sangue. Noi, al contrario, nel paganesimo, per chi viene dalla teurgia, sa che il compito fondamentale del teurgo, del pagano, del sacerdote è rianimare le statue, renderle vive. Allora, abbiamo una volontà di portare dalla materia, che è statica, a una forma dinamica della vita. E questo lo può fare qualsiasi teurgo, qualsiasi pagano. Nei cristiani cosa abbiamo? Abbiamo la solidificazione della vita, c'è solo la statua. Verso la statua si può provare anche il pugno perché butta fuori sangue, cioè, che poi sia una truffa, però dal punto di vista simbolico, cioè nel senso che un pagano non dovrebbe mai prendere una statua di una divinità e macchiarla di sangue e dire piange sangue, piuttosto metterà qualcos'altro, però si metterà i fiori, i profumi, perché è più bella, cercherà di addobbarli in una certa maniera. Invece loro no, la rendono ancora più pericolosa la vita perché mettono il sangue. La nostra reazione normale verso il sangue è sempre qualcosa cioè, che Ah, ci colpisce, che ci ferisce. non abbiamo mai avuto una Madonna che ci facesse una risata, no? Sì, ma devono tutte quante piangere e poi soprattutto devono portare calamità. Ma soprattutto questi messaggi non sono messaggi al singolo, cioè nel senso che la Madonna non piange per la singola persona, piange sempre per la massa, piange sempre per il mondo che va verso il peccato, verso la distruzione. Al contrario, noi nel paganesimo abbiamo tutte quante le statue che vengono animate dal desiderio, dall'amore del singolo e si risvegliano non per il mondo, ma per il singolo stesso. Cioè esiste sempre il rapporto individuale ed è sempre legato alle capacità della persona di entrare in contatto con la divinità. Un messaggio a tutte le persone che hanno talismani, che hanno robette, che hanno portafortuna, che hanno questo. Queste cose possono funzionare soltanto se sono state armeggiate da un teurgo o da uno stregone, se volete chiamarlo l'uno o l'altro. Un teurgo e uno stregone mettono qualcosa di loro là dentro. Per mettere qualcosa di loro là dentro significa togliere qualcosa a se stessi. Non troverete nessun teurgo e nessun stregone che metta qualcosa dentro un talismano solo per farvi Se piacere. per gli altri, ma d'altronde è un. Tanto per essere chiaro, cioè, uno stregone e un teurgo sono estremamente, e fanno delle azioni estremamente finalizzate.
cioè non lo fanno per bontà ricevuta, fanno sempre per delle finalità. E mettere qualcosa dentro, non avete nessuno ha soldi abbastanza per pagare quello che uno stregone teologo ci mette dentro, per cui tutto quello che comprate, talismani, statuette, cioè, che ve lo spacciano per magici, benedetti, eccetera, sono truffe. Cioè, quando dico che sono truffe, significa che sono solo truffe. Cioè, quando dico sono truffe. Non vado a spiegare perché, per come, sono truffe. Sì, appunto. Ma infatti è un discorso mercantile, certo che comunque, piuttosto che si compra qualche crocifisso, qualche immagine di qualche santino, piuttosto, cioè, è meglio che prendano questa, però sappiano che non valgono niente. L'unica cosa magica sono le persone stesse, cioè le persone possono prendere l'oggetto e mettere nell'oggetto qualcosa di loro. Questo è, però è un'operazione di magia che potete farla voi, per voi, con c'è anche un discorso estetico, cioè nel senso, sai, che è pietoso incontrare, ad esempio uno va a camminare, incontra giardini in cui ci sono state della Madonna, in queste cappellette che sono deformanti, sono offensive al buon gusto, cioè, se uno fa una scelta estetica, io ad esempio nel mio giardino ci ho messo la statua di Afrodite che sorge da una conchiglia, logicamente ha una connotazione fisica più bella, logicamente, cioè uno vede un corpo femminile, che dal punto di vista estetico è più bello, cioè, e di conseguenza è anche un discorso di pulizia estetica di una città, di un paese, di una vita, cioè di qualsiasi cosa, vedere sempre questa Madonna piangente, addolorata, piegata, cioè, che non spezza allegria. Prendete voi semplicemente il confronto fra una statua di Afrodite e una della Madonna, cioè noterete immediatamente, ma la vostra, al di là che uno abbia una concezione di storia dell'arte, al di là che uno abbia un gusto estetico, percepisci la differenza, cioè di fronte a una statua di una divinità pagana, sentirete subito il bisogno e l'attrazione verso questa statua. Non sentirete il bisogno di dire cosa c'è dietro, perché colpisce la vostra immagine, il vostro essere, ed è legata alla statua. E parla al vostro sentire, al vostro intuire. Cioè, parla ai vostri sensi, cioè parla alla vostra vista, parla alla vostra cultura. Perché appunto c'è sempre l'articolazione delle statue, proprio di ogni divinità pagana nuda? Proprio perché c'è questo, cioè deve colpire sempre la persona ed entrare in contatto con la persona. Prendete ad esempio anche soltanto le raffigurazioni artistiche in cui ci sono le statue delle divinità pagane che hanno un vestito. La tunica è quasi una seconda pelle. Se noi prendiamo tutti quanti gli scafandri che hanno le Madonne, cioè siamo delle corazze, cioè, proprio perché devono sempre corazzare contro la possibilità di un desiderio fisico. L'immagine rappresenta ancora la necessità di sottomissione, cioè la Madonna viene fatta in quei termini per sottomettere. Cioè, perché deve distruggere la sensualità delle persone? Perché il gioco centrale ormai è rimasto soltanto la sensualità. La sensualità che comunque, grazie a tutta una serie di storie, si è abbastanza liberata, diciamo così, da una serie di costrizioni. Non sappiamo fin quando si riuscirà a mantenere questa liberazione, però di fatto è successo questo. Però è sottomissione, cioè sottometti la tua sensualità, il tuo sentire, il tuo intuire, il tuo piacere, a quella che è l'immagine che io ti presento, cioè la Madonna col viso triste e dolce, triste, però asettica. Ma infatti... con i vestiti che coprono assolutamente tutto. Cioè, ricordate che comunque l'immagine, l'espressione, l'espressione è stata elaborata dai cristiani, ma l'immagine della figura, l'impostazione base, era Afrodite ed era Ecate. Tanto per essere, poi l'hanno giocato a far sparire gli attributi della sessualità, sì, della più vita, passava, più passava il dominio, più passava avevano il controllo e più toglievano, esatto, logicamente, più toglievano. Nel senso che all'inizio potevano anche camuffare vestendo le statue delle divinità pagane, poi man mano che si perdeva la conoscenza, si perdeva l'immagine, si perdeva il modello, potevano sempre più deformarlo, cioè difatti anche delle raffigurazioni di quel cadavere del corpo di Gesù Cristo, non è che sono state inizialmente, cioè all'inizio non c'era questa raffigurazione ossessiva, certo, di un corpo di un cadavere, perché c'era un discorso proprio estetico, c'era un discorso di gusto, cioè di gusto che non apparteneva alla singola persona. La figura è stata scopiazzata da Apollo, cioè siccome non esiste una figura, hanno preso Apollo, poi lo hanno mascherato un po' alla volta, mettendo delle cose diversificate man mano che il tempo passava. Fino a che è arrivata la rappresentazione di un cadavere, cioè nel senso che appunto, infatti ricordiamoci che all'inizio i cristiani avevano una raffigurazione fondamentale che non era tanto la croce, ma quanto era un pesce. Dicevo che una delle peggiori frustrazioni per me dell'arte è quella di mettersi davanti a una raffigurazione che sia sacra o meno, comunque una raffigurazione artistica,
è richiamarsi al sacro, è una frustrazione bestiale quella lì, perché non apprezzi l'opera per quello che è, ma per quello che tu immagini in base a delle frustrazioni religiose che hai, e quindi dai un'interpretazione così tremendamente fasulla e bestiale, insomma, che stravolge tutto, ecco. No? Sì. E così le opere d'arte dei secoli, specialmente le opere d'arte che hanno costato sangue, che sono costate sangue veramente al popolo, vengono interpretate solo perché rappresentano una religione, ma siamo pazzi. Grazie. E quei disgraziati che sono morti e hanno fatto, e quei pittori, quei scultori che hanno dovuto fare determinate curve, diciamo, nell'arte, e sono riusciti ugualmente ad emanare la loro grandezza, poi hai degli imbecilli fruitori che vanno a immaginare l'opera in quanto richiama uno stato religioso. Ma andate a fare in culo, scusate. Sì. Ragazzi, vi saluto. Ciao, 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 ciao. Scusa un attimo, c'è qui su Televideo una notizia, no? Fra le pagine veloci, che dice: la moschea a Nazareth non aiuta la visita del Papa. Adesso mi è scappata via, però penso di averla letta in maniera giusta. Cioè, ricordatevi questo, perché c'è anche degli articoli sulla pericolosità dell'Islam che hanno i cattolici. Sì. Ne vedremo delle belle, Francesco. Se non arriva, cioè, posso dire una cosetta? Voglio dire, sì, noi parleremo sempre contro la sottomissione dell'individuo, la sottomissione del sistema sociale, la sottomissione della natura, la sottomissione del mondo. Perché? Perché tolto la sottomissione, noi non sapremo quale percorso di libertà verrà fatto, però sapremo che il percorso di libertà porta gli dèi. E gli dèi potranno intervenire, potranno agire, potranno alimentare ogni percorso di libertà soltanto se è tolta la sottomissione. La sottomissione blocca lo sviluppo delle energie della persona, lo sviluppo del sentire, lo sviluppo dell'intuire. Il mondo diventa forma, materia. Quando voi pensate al materialismo, per esempio, quando pensate al materialismo, il materialismo, la maggior parte delle persone lo usa come materia, ma il materialismo meccanicista, cioè il materialismo spiccio, grezzo, è un prodotto del cristianesimo, ricordatevelo questo. E il materialismo dialettico è un'altra roba completamente diversa, insieme all'idealismo. Però ricordate che vedere il mondo come materia, immota, senza sentire e senza coscienza, è una parte integrante del cattolicesimo, del cristianesimo. E proprio perché la materia è inconscia, c'è questo fantasma che chiamano Dio. Togliere la sottomissione per noi significa riportare gli dèi fra gli uomini. Togliere la sottomissione significa che gli uomini diventano degli dèi e riconoscono il mondo di dèi. Per cui noi possiamo rinunciare a qualunque nome di divinità, possiamo rinunciare a tantissime cose, meno che a questa, cioè meno che a rimuovere la sottomissione. Cioè l'unica cosa sulla quale non potremo mai, mai, mai transigere. Naturalmente ci potrà essere un sentire diverso, una percezione diversa, chi dà un'importanza a una cosa maggiore rispetto ad un'altra, ci saranno dei sentire che si esprimono socialmente in maniera diversa, ma non potremo mai rinunciare a rimuovere la sottomissione. Sì, sì, no, ma infatti è fondamentale, cioè il nostro sempre è questo qua, che le persone non devono mai rinunciare a qualcosa che hanno, ma anzi devono sempre arricchirsi di tutte le esperienze che il mondo gli dà, cioè di tutte le percezioni, e possono rinunciare a qualcosa quando ne hanno in abbondanza, ma sono loro a decidere cosa rinunciare. Cioè, io ho qui una poesia di un autore francese che dice: fa ninfe dei boschi e delle fontane, amiche benefattrici, io sono qui, non nascondete, ma venitemi ad aiutarmi, perché sono molto in pena per i fiori troppo colti. Cioè, io ho qualcosa che io reputo che è in abbondanza e io posso darvelo perché non è in abbondanza, perché ho colto troppo. E invece i cristiani dicono: fa, toglietevi qualsiasi cosa. Loro dicono: rinunciate al mondo, rinunciate a voi stessi, rinunciate alla vita. Loro vi parleranno sempre di rinuncia, noi non parleremo mai di rinunciare a niente che appartenga alla nostra vita. C'è un'immagine... un'immagine che poi è stata l'immagine anche storica del comunismo, no? Che è stata quella innestata nel DNA, diciamo così, delle persone, che è quella del comunismo primitivo dei cristiani. Cioè i cristiani all'inizio della loro storia applicavano una sorta di comunismo. Come era articolato questo comunismo? Chi aveva qualcosa se lo toglieva, lo portava all'apostolo e l'apostolo lo distribuiva, ma attenzione, lo distribuiva fra i suoi. Cosa significa questo? Che se uno era ricco,
diventava povero, vendeva la sua ricchezza, chiaramente qualcuno la comperava, accettava di essere povero e di vivere di carità. Questa è l'immagine di comunismo dei cristiani. Qual è invece l'immagine? Cosa direbbe invece un pagano a questo? Se tu sei ricco, continua ad usare le tue ricchezze, ma usale bene. Sì. Cioè, cioè aiuta anche affinché anche gli altri possano vivere bene e stare bene. Cioè, se tu hai 100 miliardi, non buttare, c'è pagui 100 miliardi, buttarli via per diventare un accatone che tende la mano. Usa quei miliardi per far star bene il tuo sistema sociale, per arricchirlo, per fare i servizi, perché la gente non sia una merda. Cioè, per elevare l'intero sistema. Tanto più un sistema sociale sta bene, tanto più tu puoi vivere. E questa immagine del cristianesimo è l'immagine che è stata vincente quando la massa pensa al comunismo. Cioè, mi ricordo negli anni 50 che c'era il prete che diceva: se vince i comunisti vi porta via a casa. Cioè, eravamo questa immagine di miseria che, e loro che costruivano miseria imputavano agli altri di costruire la miseria. Questo scontro c'è sempre stato, per cui ricordatevi sempre: l'importante è costruire la ricchezza, ma la ricchezza è la ricchezza dell'individuo, è la ricchezza del sistema sociale, è la ricchezza della vita, non l'appropriazione, il saccheggio degli altri. Cioè, quando usiamo dei termini, quando usiamo dei vocaboli, quando definiamo delle cose, bisogna anche riempirle di contenuto, perché se non le riempiamo di contenuto, succede sempre un gran casino. Sempre. Sì, ma d'altronde sai, quello di creare il dubbio, l'incertezza, la paura, appartiene sempre alla forma del monoteismo. Cioè, nel senso che i pagani non si pongono il problema, ma di fronte alla mia divinità di riferimento mi comporto bene, o faccio abbastanza per lei, o ho abbastanza fede in lei. È un problema che i pagani non si sono mai posti, mai si porranno, infatti, perché fanno quello che vogliono e quello che possono. Certo. E nessuno li va a misurare il loro comportamento, il loro agire rispetto alla loro divinità di riferimento. E invece i cristiani hanno sempre il concetto che ama Dio, ma non lo ami abbastanza, hai peccato, non sei stato fedele abbastanza, hai avuto qualche debolezza, non rinuncia abbastanza. Dio ti manda i disgraci per provare quanto bene ti sì, vuole. Ti pone sempre in condizioni di paura, cioè nel senso, e sempre di incertezza, cosa che ad esempio all'interno del paganesimo non esisterà mai questo, cioè nel senso che anche in molti campi si utilizza, dicono, cioè, le storie degli dèi sono storie che curano, cioè nel senso che insegnano alla gente distrutta dal cristianesimo, a dire, no, la storia che mi viene raccontata mi dà un qualcosa che io posso elaborare, che mi dà un'informazione, che mi permette di vedere la vita con i miei desideri, col mio essere, cioè con i miei occhi. Perché ricordatevi sempre che i cristiani parlano sempre del mondo come rappresentazione di Dio e che tutti i loro oggetti rappresentano Dio. Noi pagani diciamo che nessun oggetto rappresenta Dio, ma ogni oggetto è Dio. Cioè nel senso che noi non diremo che la statua di Afrodite rappresenta Afrodite, noi diremo che quella statua è Afrodite e la divinità non è rappresentata, ma è dentro quella statua. Di conseguenza quello sarà il suo posto di manifestazione. Invece i cristiani dicono sempre che la statua e la Madonna rappresentano la Madonna, ma che non sono la Madonna. Pronto? Cioè, anche c'è stata una polemica. Sì? Pronto? Pronto? C'è stata anche una Mi senti? Pronto? Ciao, dimmi. Ciao, sono Michele. Ciao. Dimmi. Scusami, te lo telefonavo ancora a tempo indietro, io per via dei comandamenti, del valore che sì, secondo Miga. Se mi hai risposto col primo comandamento, che mi sembrava ovvio che te mi rispondevi così. Però a volte me lo mando anche, i comandamenti bisogna interpretarli. Tipo non avere altro Dio fuori che me, non intende altri dei, ma non costruirsi immagini da adorare e perdere un po' del valore, non so. Tipo il dio denaro, il dio D'Alema, il dio Bossi, roba così. Tu devi interpretare questa roba, non adesso. E dopo un'altra roba lo mandate però. Che poi è tanto le catastrofi. Però siete veramente convinto che qua siamo tutti cattolici, tutti cristiani? Perché in fin dei conti, mia nonna che dice chiesa rosaria sera, non che fa del male, che sa per me. Ma sì. No, chi deve fare male? Inquina l'ambiente, inquina l'ambiente. Inquina l'ambiente. Ma la mente è sua, la mente può fare quel che vuole la sua mente. Se io a che crede che la forza, ma che me non ha 100 anni ormai. Sì, fin adesso, io penso che delle volte anche siamo tante menti diversi. E tutto sto spalato agli preti, che meno sei uno che va in chiesa e neanche non pratico, non sei che mi fa dire tanto delle male. Va bene, noi... Non te ne accorgi? Non te ne accorgi? Io ti puterei, metti in noce, come dice Claudio, non li fa ragionare la sua mente, però in fin di conti non mi taglia la canna e la gola se sei fedele.
cioè, vado all'Islam, l'Islam quello è un regime, cioè, tanto che è religione, che è una roba più schifosa di questi quattro preti che abbiamo qua. Posso domandarti una roba? Dimmi. Queste leggi dei preti, no? Questi Vangeli e questa Bibbia, è stata scritta quando? Adesso non sto qua a discutere la Bibbia, perché sicuramente è stata tradotta come chi ha voluto, sicuramente. Ma comunque, Gaddo Milani, circa 1500. Sì, arrivava, ecco. Anni là. Allora, mi te dico, se ti sto discorso qua te me lo facevi nel 1400, pensi che tu ti avessi te alla gola? Ma queste... queste epoche che non abbiamo potuto giudicare per il passato. Come per lo posso? Fatto. Perché probabilmente ti spero che l'epoca là fa la stessa roba, sicuramente. Io e penso che tutti quanti. Bruciato. Quel tempo che l'evoluzione si cambia la mentalità, si cambia la roba, il modo a vedere. Ma non per volontà loro. Ma sono le forze che va bene, non per volontà loro, non volontà di qualcuno, si è cambiata, è andata così. Ma quali sono le forze che hanno portato al cambiamento? Quanta gente è stata bruciata, uccisa, massacrata? E quei 200 milioni di bambini che adesso sono costretti a lavorare, chi è che li costringe se non il cristianesimo? Beh, mi non avrei proprio colpa il cristianesimo. Però il principio è generato dal cristianesimo. Non ha colpa la responsabilità, che è una cosa diversa. Tutte le guerre che ha fatto, con tutti i morti che sono stati nel nome del, non so, del conquistare terre, saccheggiare gli altri mestieri. Tutto cristianesimo. Negli tutto cristianesimo, però allora che era ignoranza, non era... Ma chi l'ha creata questa ignoranza? Ma l'ignoranza... anche questa ignoranza però... No, l'ignoranza l'hanno creata i cristiani. L'ignoranza è il prodotto dell'azione, il prodotto dell'educazione. L'educazione è in mano a qualcuno di ben preciso, non è una cosa astratta, cioè l'ignoranza viene costruita come l'intelligenza viene costruita. No, sembra così, per chiudere, perché sono passato. Sì, allora, mi non è che uno che mi insegna cosa ho detto, non è che ascolti i preti, anzi manco chi vado, manco chi vedo ti cavalò, però mi so insegnamenti di comandamenti, la Bibbia e tutte che robe là, cerco di raccogliere l'essenza per continuare a fare il meglio possibile, senza obbligare nessuno a fare qualcosa che non vuole e senza fare intendere a qualcuno le mie opinioni. A me mi va bene, tutto qua. Va bene, ti rispondo per Claudio. Ciao. Michele, allora, intanto date una risposta sull'ultima roba che ti ho detto, ti desi la Bibbia per del tuo meglio, benissimo. Mi sta bene sto discorso qua, se oltre alla Bibbia te lesi la critica, la ragion pura di Kant e ti tiri fuori il meglio, te lesi il Capitale di Marx e te tiri fuori il meglio, te lesi il Trattato sulla Tolleranza o Voltaire e te tiri fuori il meglio, te lesi Cartesio e te tiri fuori il meglio, cioè... ci appare un libro stupido come la Bibbia, che è una roba che può leggere scemo. Un bambino di 4 anni e dire a una roba così semplice tiro fuori al meglio, mi sembra abbastanza sciocco, fra virgolette, rispetto a una persona adulta. Io penso che una persona adulta deve essere in grado di leggere anche discorsi un po' più complessi che non idiozie del genere. Allora, ti invito a questo, fa pure, leggete pure la Bibbia, leggete pure quel che te vuoi, però affianchi le altre robe, ti affianchi la critica ragion pura di Kant, ti affianchi la fenomenologia dello spirito di Hegel, ti affianchi anche altro materiale, perché se non ti affianchi altro materiale o i critici moderni, eccetera, non ha nessun senso che ti tiri fuori da una roba sola dei concetti. Sì, ma io poi trovo molto limitativo dire io devo prendere un testo e tirare fuori qualcosa di positivo. Sai, ma io sinceramente che bisogno ho di prendere un testo e di tirare fuori qualcosa di positivo? Cioè, io posso dire cosa tiro fuori dalla mia esistenza e dalle prove e da quello che faccio. Perché devo consumare il mio tempo a cercare qualcosa che è al di fuori di me, quando dovrei cercare qualcosa che è all'interno di me o di qualcosa che io posso percepire o fare? E poi una cosa è da dire a Michele... Anche perché la Bibbia è tanto grossa, di conseguenza è una grande parte di tempo. Una cosa devo dire a Michele. Michele, noi leggiamo le cose dal punto di vista del paganesimo. Cioè, cosa vuol dire leggere le cose dal punto di vista del paganesimo? Significa che se uno va su una torre e spara con un mitra sulla folla, noi sappiamo già che ucciderà delle persone o che delle persone possono morire. Non diciamo lui è salito con il mitra sopra la torre e non succede niente. Il cristianesimo dice, cioè il fatto che tua nonna prega, noi sappiamo cosa significa questo e quanto è pericolosa. Certamente non gli strappiamo il rosario dalle mani, però sappiamo quanto danno costruisce. Sì, no, ma infatti è inutile pensare, l'essere, cioè contro... Parla? Ah sì, ancora. Dimmi, dai.
No, cioè la storia non è come che la dite voi. No, la storia è come diciamo noi. Cioè, Sodoma, noi praticavamo l'omosessualità. E allora? Lo strupo. E allora? E allora per questo uno va condannato a morte, va bruciato vivo? Praticavamo tutte le sì? Cose. Davvero? Più abiecevoli. Davvero? E dove sta scritto sta roba? Saremmo morti lo stesso sì? Per malattie venere. Sì, sì, ma è un problema tuo se tu vuoi morire. Va bene, ciao sindaco, ci sentiamo. Ciao, ciao. No, ciao, ciao. Perché mi chiudi? Ciao ciao. Non prova a telefonargli a Vuitile una roba del genere. No, ciao bello. E ora, no, io vorrei aggiungere una robetta perché allora a Sodoma e Gomorra praticavano l'omosessualità, così è detto nella Bibbia. Lo stupro e tutto il resto è delle aggiunte che se vuol far diventare più aberranti di quello che è. Allora non stiamo a giocare con i tre piattini, se non mi sono più bravo di voi altri. No, ma anche perché bisogna provare a metterlo. Che logicamente questo qua che interviene dice parla subito di malattia, cioè come il sesso fosse una malattia. Ma la malattia del sesso si chiama cristianesimo, cioè nel senso che è il cristianesimo che comporta le malattie infettive all'interno della sessualità. Ci sono degli studi medici fatti nell'Ottocento e anche recentemente in cui dicono che le malattie venere hanno avuto un incremento con la diffusione del puritanesimo. Più si è puritani, più si diffondono le malattie. Più si difendono le malattie venere. Di conseguenza significa chiaramente che il monoteismo, il cristianesimo, è un veicolo di malattie infettive. Cioè, difatti, cosa succede? Che proprio ponendo il problema sempre sull'insesso, considerando che il sesso può essere fatto in una maniera ingiusta secondo i cristiani o pericolosa, alla fine si introduce un concetto di malattia. E praticamente il cristianesimo è una cultura di malattie di tipo sessuale. D'altronde è proprio. Loro concepiscono il sesso come un peccato, come una decadenza, come una cosa indegna, di conseguenza quasi come un affronto a Dio. Difatti loro dicono che la finalità della sessualità è di dare dei figli a Dio, in sostanza. Lo dicono anche adesso, non hanno mai non smentito. Non lo fa per piacer mio, ma per fare figli a Dio. Ma difatti, ma anche loro dicono, perché fanno tante storie sul discorso dei rapporti sessuali, contro ad esempio l'uso degli anticoncezionali, dei preservativi, perché lo scopo delle persone non è fare sessualità per il proprio desiderio, per il proprio piacere, ma per dare un figlio a Dio. Di conseguenza, introducendo questo concetto, significa criminalizzare ogni comportamento e logicamente in elementi sensibili si creano delle malattie. Buongiorno. Io è la prima volta che intervengo, però quel signore che prima ha telefonato potevate lasciar parlare. No? Davvero? Perché? Si comporta un po' più seriamente e può parlare. Perché non ho capito cosa voleva dire. Ah sì? No, stava solo prendendo in giro. Stava solo prendendo in giro. In un'altra radio tutte le telefonate sono filtrate. Sì, siamo in diretta. Mi piaceva sapere anche l'opinione degli altri. No, no, non era un'opinione, quella è una presa in giro. Che è molto diversa la faccenda. Va bene, grazie. Arrivederci. No, il discorso è questo. Questa radio ha il diritto di difendersi come può. Nel senso che se fosse una radio miliardaria avrebbe le telefonate filtrate, gli idioti non entrerebbero. Però in questa radio invece si può insultare, si può fare quello che si vuole per telefono, perché tanto nessuno filtra le telefonate. Esatto, sono tutti in diretta. Io metto in diretta quasi immediatamente senza chiedere niente a nessuno, né nome né cognome né cosa vogliono. Per cui chiaramente ho anche il diritto di difendere. Ma infatti ma è anche giusto che quando un ascoltatore interviene solo facendo delle affermazioni che sono assolute. Dimmi. Ecco, perché la Chiesa è sessuofoba? Cioè il motivo per cui hanno paura del sesso e di conseguenza lo vogliono regolamentare e possibilmente anche di farne a meno. Infatti loro amano definirsi eunuchi di Dio, no? Sì, sì, cioè, perché il motivo di fondo? Certo, te lo posso spiegare questo? Ecco, si metto giù il telefono. Ok, saluto, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Il problema è sempre quello. Esistono delle pressioni fisiche, psichiche e fisiologiche che si devono fare su una persona per sottometterla, cioè non basta raccontargli le storielle, occorre anche fare delle azioni fisiche. Una di queste azioni fisiche è la repressione sessuale. Repressione sessuale che è repressione rispetto agli istinti, non so, di bambini che si masturbano, che si toccano, cioè è proprio criminalizzare qualsiasi azione che sia legata al sesso. Notate bene che i confessori raccontavano loro alle donne e ai bambini cosa facevano o non facevano le donne e i bambini. Cioè, arrivavamo a un livello tale dove la perversione veniva costruita
e nello stesso tempo veniva repressa l'idea che quest'altro facesse ciò che il proponente diceva. Sì, sì, ma è tipico nell'Inquisizione in cui si chiedeva già il tipo di reato, esatto. Cioè non si diceva raccontami cosa hai fatto, ma si diceva hai fatto questo, hai fatto e questo, si descriveva, esatto. E tu devi rispondere solo sì e no. E per cui la sottomissione, la repressione viene costruita con delle azioni fisiche, che può essere il rogo, può essere la tortura, può essere semplicemente il costringere a pregare per ore, costringere in ginocchio, costringere a fare il segno della croce tutte le mattine, costringere a fare le preghiere prima di pranzo. Cioè la sottomissione è un atto di violenza continuata e perpetrata. Cioè bisogna reprimere sistematicamente ogni giorno. Questo è, si costruisce il condizionamento educazionale cattolico. E la repressione sessuale, siccome il bisogno sessuale è uno dei bisogni più forti che ha l'essere umano, perché siamo esseri della natura, non c'è niente da fare. Poi ci siamo evoluti anche con un fortissimo grado sensuale. Guardate cosa sta succedendo in Israele. Israele addirittura sa, il sesso sta scoppiando. Beh, l'avevano già detto i romani, gli ebrei hanno una sessualità fortissima, però stanno vivendo quasi per il sesso, insomma, dai dati che vengono statistici. Per cui figuratevi reprimere cosa significa. Sì, no, ma infatti, ma anche perché poi logicamente la repressione porta a... No, ma c'è una cosa. Sì? Volevo dire, ieri ho letto sul giornale che un prete ha dato una risposta a uno che gli scriveva che gli chiedeva se era lecito, morale mettere i soldi in borsa. Il prete ha detto che è immorale perché per diversi motivi, no? Al che sul gazzettino... gli hanno risposto, insomma, anche un po' per le rime, un po' arrabbiati, no? Ma quello che non riesco a capire l'atteggiamento anche del prete o dell'uomo di che è che la Chiesa, io ho letto in agosto, l'anno scorso hanno dato, sono dati pubblici confrontabilissimi, l'anno scorso la Chiesa ha guadagnato per aver investito in borsa 43 miliardi, me li ricordo, guarda. Sì, 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 è vero, è vero. Ma come si fa allora poi a fare una morale agli altri che è completamente diversa da quelli che sono i fatti? Marco, qua, ciao. Ciao. Tu mi poni dei quesiti che mi lasciano perplesso, nel senso che, ammettemelo, cioè, effettivamente c'è da dire che i cattolici sta roba qua. Ma la cosa più aberrante, adesso Francesco ti rompo un attimo, ma quello che le persone stanno dimenticando è che sta tutto il Medioevo, no? Cioè tutto il primo Medioevo, il secondo Medioevo, delle repressioni ferocissime nei confronti degli ebrei. Perché? Perché per farli odiare dalla popolazione gli ebrei ha imposto una sola attività economica, che era la speculazione, cioè che era l'usura praticamente. Infatti sono diventati tutti banchieri. Data solo questa possibilità, cosa è successo? Che loro avevano i soldi e gli altri non li avevano. Per cui venivano massacrati i cattivi giudei che avevano già, per portarli via i schei. Quando sta Lutero in Germania, è successo che gli ebrei avevano la concorrenza dei cristiani, però i cristiani sono ancora arrivati abbastanza ricchi, avere abbastanza scheda da poterli rapinare. Allora, vuol dire questo, in effetti giocare in borsa è immorale, ma è veramente immorale quando si perde, ma non quando si guadagna. Cioè, se io vivo in un mondo di merda, ragazzi, con queste regole dico a fai i conti, non sei... Sì, no, ma forse, sai, quello che poneva la domanda, non voleva investire in titoli cui c'era partecipazione dello IOR o del Vaticano, era di conseguenza era immorale, perché appunto basta fare pensare il Banco Ambrosiano Veneto, che cioè, destina una parte dei suoi utili sempre a enti religiosi. Sì, poi, scusate un attimo, se in borsa c'è tutti i sciacalli, quelli che comprano, vendono e distruggono anche nazioni, perché hanno fatto con questo, insomma, no? Perché una persona seria non deve riuscire a guadagnare e fare il contrario, cioè anziché sciacallare le nazioni, dare una mano ai sistemi sociali. Cioè, se il gioco è questo, quel gioco va giocato in maniera seria. Sì. Va giocato. Cioè, il microgioco dello stregone serve anche per affrontare quel tipo di giochi. Cioè, noi non diremo mai tu non devi fare una cosa o devi fare questa, diciamo la direzione in cui la fai, cioè la direzione è lo sviluppo, la libertà, ma non devi fare questo. Cioè, ricordiamoci, cioè, non stiamo spuaghe solo ai schei, perché schei ai ricchi che stupra i fiori, spuemo che solo a chi stupra i fiori, ma non ai schei. Cioè, ricordiamoci. Sì, no, ma infatti noi diciamo alla gente non dovete fare questo, noi diciamo sei responsabile di quello, qualsiasi azione che tu faccia. Ciao, bello. Cioè, anche appunto, cioè, quello che noi vogliamo sempre dire è che le azioni non sono negative, nel senso noi non diremo mai tieni un comportamento o tieni un altro, noi diciamo sempre tu non sei responsabile del tuo comportamento, di conseguenza ne sei responsabile, decidi come indirizzarlo, non diciamo
no, questo va contro le nostre regole, i nostri principi. Tu sei responsabile e puoi tenere qualsiasi atteggiamento. Difatti, noi non daremo mai dei canoni di comportamento, daremo dei percorsi di nostra vita. Percorsi, cioè, di vita. Sì, ma di esperienze. E di conseguenza, proprio perché, tornando sul discorso anche del sesso, perché la Chiesa cristiana e i cattolici sono sempre contro il sesso? Perché il sesso non poteva essere controllato direttamente, non si poteva essere. Dimmi. Come va? Bene. Ciao. Si sopravvive. Ciao. Allora, niente, tornando appunto sul discorso del sesso, no? Io ho cominciato a leggere un libro sul tantra. Sì. Che praticamente, per chi non lo conosce, sono delle indicazioni per una vita sessuale, diciamo, pure di coppia, di insegnamento, ecco, per la sublimazione del piacere sessuale. Sì. Per cui mi sono accorta leggendo, cioè non è che ero proprio profana di queste cose, che quando il gioco viene fatto a due, lo studio del sesso viene fatto a due, del piacere soprattutto, e la presa di coscienza del piacere che può provocare il sesso, cioè ti dà questa carica, ti dà la conoscenza di te stesso, per cui ti senti più forte verso il mondo e lo combatti. Per cui la repressione del sesso, che il Signore prima chiedeva perché la Chiesa Cattolica è contro il sesso, io credo sia proprio questo, cioè per creare delle persone insicure, sì, e tristi, sì, e appunto, e, diciamo, represse con la testa bassa. Sì. Mm. Perché quando tu hai un rapporto con la moglie che è, diciamo, finalizzato solo all'atto sessuale e non è per niente gratificante né da una parte né dall'altra, sì, forse a livello maschile sì, ma a livello femminile no, crea anche all'interno della famiglia una certa disarmonia. Per cui questa scontentezza che c'è in giro dopo, non so, è una cosa quasi a livello di epidemia. Quindi questa gente scontenta crea una base, diciamo, cioè, come si può spiegare meglio, cioè una base su cui tu dai qualcosa su cui appigliarsi, mentre se tu riesci a capire il tuo corpo, le sensazioni che ti dà, qui parlano che l'orgasmo praticamente non è finalizzato solo a livello genitale ma si espande su tutto il corpo, è una cosa un po' impossibile, diciamo, ai giorni nostri ancora da capire o da provare, oppure no, l'importante è provarlo. L'importante è provarlo. Dato una delle tecniche tantra, le tecniche del tantrismo sono abbastanza facili, dai. Sì, ad espanderlo sotto il corpo, ci vuole studio, ci vuole. No, ma ci vuole solo esercizio. Ci vuole solo esercizio. Esatto, per cui non è una cosa che puoi fare nel giro di un anno, infatti, due, eccetera. È una, esatto, ricerca continua del piacere, per, sì, cui se tu riesci a capire queste cose, hai un'energia che dopo la espandi anche in giro, ti dà più forza, ti dà anche la forza di ribellarti, se invece ti dà la forza di costruire la vita. Ti dà la forza di costruire la vita, questo, ecco, proprio il conoscere te stesso, anche se capisco che da un altro punto di vista il nostro scopo penso sia qui per una nostra spiritualità, nel senso di una nostra crescita interiore. Ma secondo me qui va fatta di pari passo, ecco, cioè non può essere il sesso la nostra non è il nostro il fine della nostra vita, di certo, vita, ecco, deve essere, certo, una abbinata all'altra. Sì, sì, sono dei periodi in cui faresti solo sesso, dei periodi, esatto, in cui faresti solo contemplazione. Sì, 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 la, esatto, cosa importante secondo me è non reprimere una all'altra. Esatto. Sono d'accordo con te. Perfetto. Ci sottoscrivi, grazie a te. Ciao. Ciao. E vi ricordo che l'argomento, uno dei sottoargomenti della conferenza è la famiglia dei ruoli e la famiglia delle persone, tanto per essere chiari, non so se riesco. Ma infatti, sai, sul discorso del tantrismo, io sono particolarmente attaccato al discorso tantrico, di conseguenza, vorrei usare una definizione che dice fa, l'uomo è sesso più qualcos'altro, cioè nel senso che la base della vita è il sesso. Cioè, d'altronde, anche se noi diamo una spiegazione dal punto di vista scientifico come viene data, sappiamo che l'attività sessuale permette di evitare la degenerazione del DNA. Di conseguenza il DNA tende a decadere e con l'attività sessuale la vita tende a mantenere una qualità del DNA. Di conseguenza, sono i cristiani che dicono sì, il sesso è secondario, non è fondamentale, non è importante, ci può rinunciare, puoi anche non farlo. Poi, sulle tecniche tantriche, il problema è sempre quello, se noi partiamo prevenuti
e partiamo condizionati, ci possiamo impiegare anche anni ad applicare. Se noi partiamo col concetto tantrico che tutto ti è permesso e che tutto può essere fatto, le tecniche tantriche si riescono a realizzare anche molto rapidamente. Nel senso, sta sempre nell'importante di concepire che le cose hanno sempre un valore per se stesse, cioè nel senso che uno non deve pensare di fare una qualcosa con una finalità, perché l'azione stessa ha un'essenza. Come l'uomo guarda la vita è importante, così guarda il sesso, sì, così ma guarda tutte le cose. Cioè, ma qualsiasi attività non ha valore tanto per il suo fine, ma ha valore perché viene fatta. E di conseguenza non bisogna pensare che sia uno strumento per un certo fine, certo, ma è il fine se stesso. Cioè è a sé stante, è una sua dimensione. E quando noi cominciamo a introdurre questo concetto, che non è un discorso economico, cioè nel senso che sarebbe come i cristiani cosa dicono: tutta la vostra vita la dovete sprecare per lo scopo finale, per andare nel regno dei cieli, per essere pronti per il giudizio di Dio. Di conseguenza voi introdurrete un concetto finalistico. Il concetto finalistico a noi non appartiene, perché noi sappiamo che non c'è nessun fine da raggiungere, ma ci sono tante migliaia di cose da realizzare e tutte le cose vanno realizzate al massimo. Certo. E questa sta la differenza da comprendere. Perciò non dite sì, è un mezzo, è una cosa secondaria, è una cosa che si farebbe solo in un certo momento. Qualsiasi cosa va fatta e qualsiasi cosa ha sempre significato all'interno della propria essenza e non perché qualcuno dall'esterno gli dà valore o perché noi gli diamo valore. Perciò se noi facciamo dei comportamenti o facciamo delle azioni e attribuiamo poca importanza a queste azioni, siamo sicuri che queste azioni peseranno su di noi perché gli abbiamo attribuito poca importanza, cioè nel senso che faranno di tutto per richiamarci alla vita, cioè nel senso, non pensate che anche le azioni non abbiano un'anima e non abbiano un loro sentire. Le sensazioni hanno una loro necessità, di conseguenza più si darà meno importanza a quelle sensazioni e più queste sensazioni torneranno. Logicamente più uno combatterà per allontanarle e più entrerà in conflitto con se stesso e meno riuscirà a realizzare. Nel momento in cui capirà che la propria vita è fatta da migliaia di cose, e di solito i cristiani sono dispregiatori del corpo, dicono ma come, il corpo è soltanto vile materia destinata a morire. Il corpo è lo strumento fondamentale su cui noi possiamo intervenire ed agire, di conseguenza qualsiasi parte del nostro corpo, qualsiasi modo di essere, qualsiasi elemento, qualsiasi fisicità è fondamentale per realizzarlo. Non introduciamo un concetto di valutazione, di utilità o di importanza, cioè il paganesimo non crea mai delle gerarchie verticali, non dice alla base c'è questo che è importante, che è poco importante e in cima c'è qualcosa. Il verticalismo appartiene soltanto a una religione monoteistica in cui esiste una gerarchia di dominio. Il paganesimo è sempre orizzontale e di conseguenza quando noi vediamo un orizzonte lo vediamo non nel senso proprio del verticale ma dell'orizzontale e l'orizzonte ci circonda completamente e di conseguenza il nostro scopo è osservare questo orizzonte intorno a noi. Di conseguenza tutto appartiene alla vita e tutto ha importanza per se stesso e in se stesso. Va bene, sottoscrivo quello che dice Francesco, non c'è niente da aggiungere, penso. Mario non è arrivato. Noi ne possiamo continuare. No, beh, non è così tassativo. Comunque noi chiudiamo qui la trasmissione, al limite io adesso metterò su un po' di pubblicità, dopo sono qui in radio se qualcuno vuole telefonarmi. E Mario, vabbè, se viene Mario gli liberiamo chiaramente immediatamente lo studio, se arriverà qualcuno a sostituirlo lo liberiamo, metteremo su un po' di CD, un po' di musica, insomma, in modo di arrivare alle ore 19. Alle ore 19 ricordo che c'è la seconda trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, finiremo di leggere La sottomissione in Giovanni. E vi farò l'introduzione, la farò invece come finale, l'introduzione e via già. Ricordo che l'orrore della sottomissione in Giovanni sarà distribuito come fascicoletto. Volevo aggiungere al libro Gesù di Nazareth, l'infamia umana, ma lo sto diventando troppo grosso. Farò un fascicoletto. Non so, adesso o con l'istituto o me, insomma, vedremo di distribuirlo se qualcuno gli interessi. Allora, intanto grazie per l'ascolto. Ci risentiamo alle ore 19 e con Magia, Stregoneria e Paganesimo. E a risentirci giovedì prossimo. Sentiamo. Ricordate la conferenza il giorno 30 alle ore 17. Qui in radio. Ciao a tutti. Ciao. Tanti.